bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high. Brutto presentimento. Richie, devi risolvere questa merda con Georgie. Beh, non ha scelta, cazzo. Altrimenti finiamo inculati come tua madre al ballo scolastico. Certo, amico. Certo. Meglio tornare indietro prima che Bobby ricominci a urlare. Va bene. Sta in campana. È una Molotov! Eh? Ti troveremo, coglione! Non illuderti! Benvenuti al parco giochi di Barossa Medici. Siamo felicissimi di avervi qui con noi oggi. Dimenticate i vostri problemi e divertitevi. Una fiaschetta. Immaginate cosa è entrato per noi quel vecchio marpione di Barossa. Oh, Maria! Scherzi! Io adesso ci divertiamo. Al fuoco! Riesci ad andargli dietro? Sono qui, dimmi quando. Oh, merda! Non riesco! Ha ammazzato uno dei nostri! Date quello stronzo fuori di qui! Forza! Alla vostra destra abbiamo una giostra dove bambini e bambine possono divertirsi in tutta sicurezza. Se invece siete tipi avventurosi, vi consiglio di proseguire e incontrare le bestie più pericolose di questa zona del Bayou sul nostro ottovolante dell'alligatore folle. Possiamo trovare un accordo, ti va? State attenti, tu!
piace? Adorano la carne nera. Prendilo dall'altra parte. Fatelo. Benvenuti allo Squaty Ossa. Qui nessuno riposa in pace. Non dovevo ficcarmi in questo casino. Cerchiamo proprio la vera. Quello stronzo fuori di qui. Ora lo divertitevi. Ti piace? Io mi metto qui. Che male! Una! Dico una pallottola in gola!
Figlio di puttana! Tanto lo sappiamo che sei qui! Fatti vedere! Vieni fuori e non ti facciamo niente. Promesso! Ehi, coglione! Ti ha mandato Giorgi? Thank you.
lascio fuori! Incendia... Ehi, coglione! Ti ha mandato Georgie? Fate quello stronzo fuori di qui! Beccati questo, succhiacazzi! Deve farsi vedere. Che cazzo fai? Aspetta, devo ricaricare. Finalmente arrivati alla ruota, vedrete che ne valsa la pena perché in cima c'è la vista più strabiliante che possiate immaginare. Guardate con i vostri occhi. Benvenuti! Volete sentire una storia? Ne ho giusto una per voi. Che hai fatto incazzare il bianco sbagliato! No, il cazzo è negro! Bene le orecchie, perché la mia storia parla di un mostro demoniaco chiamato Rugaru. Tutto ebbe inizio nel cuore del Fayum, in un piccolo villaggio di neri lontano dalla civiltà e dalla città. Era un luogo in cui gli schiavi scappavano per nascondersi, un luogo che potevano chiamare casa. Credi che vi arrenda così facilmente? E qualcos'altro, qualcosa di malvagio che guardava e aspettava. Lasciami in pace o ti farei male! Aspettava e guardava. Non so cosa pensate della vita del diavolo, ma secondo me avvicinava i neri a Dio. Il lavoro nei campi ha salvato il sacco. Molto bene, è iniziato a ricordarsi. Un attimo, devo ricaricare! E un vecchio di nome Papa Virgil mi ha riportati con una vecchia frase matematica chiamata
con te stesso. Virginia, Virgil, decise anche di cambiare nome in Barossa Medina. Non vi risparmiate! Oh, preparati al mondo! Adesso me li ridai tu! Uomini, donne e bambini iniziarono a sparire. Un attimo, devo ricaricare. Dal panico, dal villaggio, Rogaro, un feroce uomo bestia, coperto di pelliccia e con denti e zanne affilati come rasoi. Molti neri andarono a caccia del Rogaro, ma nessuno fece ritorno. In un disperato tentativo di scacciare la vela, bambole mutuo, correnti pedici, affi ossa e capelli umani, seguiti di sangue. Ma questo non fermò il Rogaro. Anzi, la sua voglia si fece ancora più sanguinaria. La loro salvezza venne sotto forma. Vi faccio un altro buco del culo! Mandato padre Michael a radunare le sue pecorelle sbandite e uccidere il Rogaro. Cercò quella bestia per giorni e giorni, ma alla fine tornò al villaggio a mani vuote. Mio signore, mio Dio, guidami tu, sia fatta la tua volontà. Quella notte delle urla terrificanti svegliarono padre Michael. Era il Rogaro! Cercava di mettersi in salvo, padre Michael corse verso l'orrida bestia. Sapeva che quella notte solo uno sarebbe sopravvissuto. O lui, o il Rogaro. Ammazzatelo! È protetto dal padre. C'è chi... Scoppate con lo stronzo! Io mi metto giù! Sotto la guida di padre Michael, il villaggio abbandonò il culto demoniaco. Le pecorelle tornarono al gregge e il terribile ricordo del Rogaro si perse tra le nebbie del tempo. Eri tu un coglione! E scherzi col toro quello che si incula, stronzo! Merda! Quello stronzo mi ha bloccato! A fare il lavoro sporco! Vaffanculo! Devi pensarci bene, ragazzo. Pensi di poter venire qui a rubarmi l'eroina senza che nessuno lo noti? Non sono qui per rubarti l'eroina, Ricci. Sono qui per fartela pagare per cosa hai fatto a Sammy Ellis Robinson. Io non c'entro niente con quello che hai fatto. Io ti ho visto mentre accoltellavi Ellis. Allora non ho potuto farci niente, ma cazzo, adesso sì che posso. Porca troia! Non è stata la mia idea, hai capito?
era di Giorgi, suo e del suo vecchio. Loro volevano ammazzarvi, non io. Cosa avrei dovuto fare? Dire di no? Oppure assicurarti che fossi morto? No, ti prego, ti prego. Ti prego, ascolta, ascolta. Solo sarebbe bello se mi lasciassi dire almeno una preghiera prima di uccidermi. Prega mentre vai in paradiso. Quando vidi Ricidus et appeso a quella ruota panoramica, provai un profondo senso di incredulità. Niente di simile era mai successo prima. I mafiosi non fanno altro che ammazzarsi tra di loro, ma si tratta generalmente di un evento contenuto. Un tizio sta mangiando spaghetti e polpette nel suo ristorante preferito e gli sparano in testa. Ma stavolta era diverso. Anche allora, ancor prima di sapere chi l'aveva ucciso, mi resi conto che Ricci era stato messo in mostra. Vede, Lincoln era stato addestrato alla guerra psicologica dalla CIA. Voleva terrorizzare i mafiosi, voleva che sapessero che li avrebbe uccisi dal primo all'ultimo e che nessuno di loro sarebbe riuscito a fermarlo.